Mi sentite? Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qua, sono Francesca. Francesco Maggi. E iniziamo subito a parlarvi del nostro progetto di tesi. Qualcuno lo conosce, altri no. Diciamo che è un progetto che è partito da un'idea, e l'idea è un'idea che ci è subito piaciuta a me e a Francesco, ci abbiamo creduto e quindi l'abbiamo sviluppata in modo da poter essere realizzata. Allora andiamo a vedere come nasce. E nasce da una rivista, un numero della rivista National Geographic, il cui titolo è abbastanza indicativo, Brutti ma buoni, che mi sono trovata a leggere circa un anno fa. E questa rivista mi ha colpito per dei dati abbastanza inquietanti sul tema dello spreco alimentare, che è il tema che andremo a trattare. E questi dati, diciamo che sì, li ho chiamati inquietanti, ma il lato positivo del National Geographic era che, analizzandoli, proponeva anche delle idee o comunque illustrava delle trovate, nel piccolo o nel grande, per arginare il problema dello spreco alimentare. Qui ad esempio vediamo un attivista e scrittore inglese, Tristram Stewart, che anche lui è un personaggio che ha attirato molto la mia attenzione e ci ha ispirato durante la progettazione. Allora, diciamo che i dati che sono andata ad analizzare sono, sorpasso sui dettagli, ma diciamo che in generale circa un terzo del cibo prodotto viene ogni anno gettato nel mondo. E questo, per quantificare questo un terzo, basti pensare che un terzo del cibo significherebbe sfamare 2 miliardi di persone, quindi si tratta di quantità veramente ingenti. Allora, diciamo che in tutte le culture lo spreco del cibo è considerato immorale e quindi c'è un controsenso alla base del funzionamento attuale della catena di produzione. Come vediamo da questo grafico realizzato da Francesco, si sprecano vari prodotti e noi ci siamo concentrati maggiormente su frutta e ortaggi, che sono quelli che vengono sprecati di più, perché giustamente sono i primi a deteriorarsi o a perdersi durante il processo di trasporto. Diciamo che alla fine del 2015 l'ONU e gli Stati Uniti si sono impegnati a dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030. Perché si sono dati questo limite? Perché si stima che nel 2050 la popolazione mondiale aumenterà di 2 miliardi e quindi arriveremo ad essere 9 miliardi di abitanti. Questo non è un dato da sottovalutare, ovviamente, perché si dovrà cercare di sfamare 2 miliardi in più di persone. E quindi come? Producendo di più? No, perché le risorse sono limitate e il suolo coltivabile è limitato. Quindi in realtà dovremmo, ovviamente, come sembra essere logico, ma non sempre lo è, dimezzare e cercare in realtà di azzerare gli sprechi. Quindi siamo andati a vedere delle leggi, impressionati da questi dati, siamo andati poi quindi a fare una ricerca più approfondita sulle leggi vigenti nel mondo, ma in particolar modo in Italia, per capire un po' quali sono le misure che sono state adottate finora. E, ad esempio, l'Italia nel 2016 ha approvato una legge che
non è punitiva come per esempio lo è in Francia. E in Francia, sempre dal 2016, lo spreco alimentare è considerato reato. Mentre in Italia la legge non è punitiva, ma punta più su degli incentivi e una semplificazione burocratica per chi sceglie di non gettare il cibo avanzato. Ovviamente stiamo parlando di grandi catene di distribuzione, ma lo dona. Quindi ci sono incentivi e una semplificazione, diciamo, burocratica per chi sceglie di donare il cibo. Allora, una volta che siamo venuti a conoscenza dei dati e delle leggi, abbiamo ideato una nostra soluzione, tra virgolette, e così parliamo della nostra proposta. Abbiamo pensato ad un franchising del settore della ristorazione, quindi un ristorante a tutti gli effetti, che come funziona? Vive grazie ai mercati locali e grandi supermercati, grandi catene di distribuzione, e la materia prima viene recuperata, quindi frutta e verdura che vengono scartate da mercati e supermercati, a fine giornata vengono recuperati e portati nel punto vendita, nel locale, dove vengono lavorati e conservati adeguatamente. Diciamo che sono prodotti che possono essere consumati a tutti gli effetti, quindi non sono scaduti in realtà, stanno per scadere a giorni, ma come sappiamo le logiche che governano, che purtroppo si sono instaurate nei clienti e di conseguenza nella grande distribuzione, è di prendere sempre il prodotto che scade più a lungo. E quindi ci sono sistematicamente dei prodotti che vengono gettati anche se ancora buoni e in perfetto stato. Un'altra ragione dello scarto potrebbero essere i canoni estetici. E quindi, per fare un esempio, delle arance che non hanno un diametro sufficiente vengono gettate soltanto perché troppo piccole o troppo grandi. Ecco, noi andiamo a recuperare tutta questa materia prima, a lavorarla e a servirla. Quindi il menù sarà ovviamente variabile, perché si basa appunto con la bravura degli chef a seconda della materia prima che viene ogni giorno al negozio. Ok, come abbiamo pensato di strutturare questo locale? Ci siamo posti innanzitutto un obiettivo, che era quello di progettare durante l'anno scolastico un pacchetto completo e ben definito, in modo che possa essere venduto o realizzato. Poi abbiamo raggiunto questo obiettivo attraverso una strategia che è appunto una fase di ricerca, di raccolta di informazioni, l'individuazione di un target molto importante, poi l'elaborazione del business plan e infine la progettazione. Il target, perché è stato importante individuare un target? In realtà vorremmo raggiungere il numero più possibile di persone, ma sappiamo che anche grazie alle conoscenze che abbiamo avuto durante questi 3 anni di studio italiano design, per prendere piede un locale deve essere anche azzeccato, passatemi il termine, e quindi deve soddisfare alcune esigenze e alcune aspettative dei clienti. E quindi il nostro target è senz'altro qualcuno che è sensibile alle tematiche della sostenibilità e del mangiare in modo salutare. Poi ovviamente la progettazione ha visto me come interior designer e Francesco come graphic designer. Allora però, una volta che abbiamo avuto l'idea di questo locale, Best Before, poi ci spiegherà Francesco perché si chiama così, siamo andati a vedere quali sono i nostri competitor, tra virgolette, e cosa esiste già nel mondo e soprattutto in Italia, nella scena in cui ci andiamo ad inserire. Diciamo che per fortuna c'è movimento, infatti più che competitor io li chiamerei alleati, perché si tratta di associazioni o
fondazioni che vogliono anch'esse arginare lo spreco alimentare, quindi io assolutamente li definirei alleati. E, nel mondo ci sono, a livello proprio di ristoranti con filosofia simile, Silo 39 nel Regno Unito, Just Bucker, che è l'ideatore di un altro ristorante di questo tipo che si trova in Australia, e poi In Stock, che nasce come singolo punto vendita, ma poi prende piede e apre anche altri punti vendita in Olanda. E noi abbiamo preso molto ispirazione da In Stock perché si avvicina alla nostra etica e, diciamo, come format rispecchia quello che volevamo raggiungere io e Francesco. In generale abbiamo notato una tendenza del Nord Europa ad essere più aperta in questa tematica, dove l'argomento è del recupero del cibo è già sdoganato. In Italia invece ristoranti simili non ce ne sono, ma ci sono c'è anche qui abbastanza movimento spinto da personalità importanti come ad esempio Andrea Rasca, che abbiamo avuto l'occasione di sentire e di ascoltare di persona durante l'anno scolastico, fondatore di Mercato Metropolitano che promuove spesso eventi di sostenibilità come Wiesenstein 2018. Poi anche abbiamo incontrato Bottura di Food for Soul, cioè Massimo Bottura, famoso chef, ma che appunto si occupa anche di recupero del cibo e è molto impegnato sotto questo aspetto. Poi ci sono associazioni come Recoup a Milano, che invece è un'associazione che recupera frutta e ortaggi dai mercati locali, che sono ben 87 a Milano, e con numeri veramente considerevoli. Un'associazione simile a Recoup a Milano è Imperfect ad Auckland. E infine Andrea Segre, che è un agronomo ed economista, autore tra l'altro di diversi libri sullo spreco alimentare, che è fondatore di Last Minute Market, che ha creato in collaborazione con l'Università di Bologna. E Last Minute Market è un format, un'idea che è attiva e si basa proprio sul fatto di recuperare i prodotti che stanno per essere gettati e venderli a prezzo scontato. E appunto da qui il nome Last Minute Market. Tra l'altro Andrea, perché quindi l'abbiamo chiamato Best Before in uno dei discorsi di Andrea si parla anche dell'intolleranza, e noi indicando che noi in realtà siamo un po' carichi di sovrastrutture rispetto a questa dicitura, e quindi da qui abbiamo scelto di chiamare così il nostro locale con la traduzione inglese, ma poi appunto ce ne parla più nel dettaglio Francesco. Allora, a questo punto, con la visione generale, ci siamo dati una mission, e cioè qual è la nostra mission? Diciamo senz'altro educare, parlare della problematica dello spreco alimentare senza mezzi termini, oserei dire. Nel senso, c'è un evidente paradosso nella nostra società che è il paradosso dell'abbondanza. Nel senso, consumiamo molto, consumiamo sempre di più, e quindi questo potrebbe indica in realtà la nostra sostanziale ricchezza, l'accumulo della nostra ricchezza, ma è anche questo consumare e poi gettare in realtà è indicatore della povertà, porta alla povertà di molti e alla fine di tutti, perché gettiamo via dei prodotti che appunto abbiamo prodotto, e quindi per produrli abbiamo usato delle risorse limitate come l'acqua, il suolo, l'energia, e quindi hanno avuto un costo. Um,
quindi sono prodotti che sono stati trasformati, trasportati, distribuiti, poi sono arrivati sugli scaffali, non sono stati consumati e sono stati distrutti. Quindi, e anche per distruggerli, anche qui inquinamento e costi. Quindi allora stiamo parlando di un sistema assurdo. Allora, la soluzione che viene in mente, che è venuta giustamente in mente alle varie associazioni, è quella di prendere questi prodotti e donarli. Quindi qualcosa che ha a che fare con la carità, con le associazioni umanitarie no profit. Però diciamo alcuni oratori e attivisti convengono con noi che è il momento anche di uscire dalla logica della carità. Uscire dalla logica della carità perché il messaggio non può essere solo quello di banalizzando, ok, sprechiamo pure, tanto c'è qualcuno che poi recupera e dà le eccedenze ai poveri e ai consumatori indigenti. Perché così si accetta che quelle cose abbiano meno valore. Perché il consumatore indigente non ha potere d'acquisto e quindi è costretto a scegliere quei prodotti che in realtà hanno la stessa dignità dei prodotti che invece vengono venduti e mangiati. Quindi il fatto è che non si tratta di ridurre il consumo o di cambiare totalmente stravolgere le nostre abitudini, ma piuttosto creare nuove forme di consumo e quindi andare verso la sostenibilità in modi più tangibili. Quindi diciamo che con Best Before riconduciamo l'elemento scartato a chi lo ha scartato. Nel senso, lo stesso consumatore che ha pensato di lasciare nello scaffale un prodotto perché poco, ma, appunto, non corrispondente ai canoni estetici, quindi magari una mela ammaccata, noi rielaboriamo quella mela, ne facciamo un piatto degno di essere visto, mangiato, assaporato e chi consuma quel piatto? Lo stesso consumatore, colui che invece ha potere d'acquisto e può scegliere dove e cosa mangiare. Ovviamente il valore di tutto questo è che informiamo il cliente di tutto questo processo, del processo di questa mela. E il valore è proprio essere coscienti della storia di questa mela e il fatto che alla fine venga mangiata da qualcuno. Quindi diciamo che ovviamente per tutti noi l'obiettivo è di arginare il problema dello scarto alimentare alla base, quindi diciamo già dai campi. Ma nell'immediato è ovvio che ben vengano molte altre soluzioni, quindi sì le associazioni caritarie e sì anche Best Before, che invece educa un altro tipo di consumatore, che è appunto quello che dicevo prima. Quindi arginare il problema dello scarto alimentare nell'immediato, perché alla fine quel cibo viene recuperato e mangiato, e allo stesso tempo educare il consumatore e informarlo sulla situazione a livello mondiale e i dati dello spreco alimentare. Quindi l'intento è che tutto ciò magari vi tedia, però ovviamente l'intento è di non tediare il consumatore, ma di informarlo e di comunque coinvolgerlo in modo attivo in un ambiente positivo. E quindi diciamo che deve venir voglia di abbracciare questa causa, non perché sia una causa che noi imponiamo, ma che è una causa che tutti sentiamo nostra. E quindi da qui ritorno alla mission, che appunto crediamo in un mondo in cui il benessere delle persone sia correlato a quello della terra stessa. Perché cosa ha questo ristorante di diverso dagli altri? Che come abbiamo visto tramite la piramide di Maslow,
va a soddisfare ben due dei bisogni primari che sono insiti nell'uomo: il bisogno fisiologico di mangiare e in aggiunta mangiare sano, e il bisogno spirituale di adoperarsi per una giusta causa. Quindi, ok, adesso ovviamente io mi sono occupata dell'interior design, quindi farò una carrellata sulle scelte e per concludere poi passo la parola a Francesco. Diciamo che in questo progetto mi sono divertita e mi è piaciuto pensare ad un interno, a quello che io penso sia l'interno ideale ad ospitare un locale di questo tipo, ma diciamo che ho dato delle linee guida e lo vedo come in realtà uno spazio in divenire, perché proprio perché si forma in base alle persone che poi lo frequenteranno, si forma in base magari alla disponibilità che sul momento si ha di mobili, e anche qui quindi ben venga il recupero e il riciclo dei materiali, dei mobili stessi. Quindi in realtà ho dato delle linee guida per come dovrà apparire ad impatto un locale di questo tipo. E penso che ci dovremmo concentrare, è uno spazio che debba far concentrare ovviamente sullo spreco, ma non su in accezione negativa, quindi pensare al rifiuto, alla sporcizia, tutt'altro. Quindi concentrarsi sull'ultima parte della parola, su eco. E, quindi il brutto, l'inutile, una parola brutta come spreco, che invece diventa opportunità per dare valore e bellezza. Quindi, quindi abbiamo detto che sarà uno spazio pulito, che deve rimandare a qualcosa di sano, assolutamente, ma non, al tempo stesso che non sia eccessivamente asettico o impersonale, perché appunto dovrà essere un luogo, uno spazio da conoscere, in cui soffermarsi per capire queste tematiche, e quindi da frequentare, scegliere di rifrequentare e al tempo stesso ricordare. Quindi ho pensato ad uno stile romantico, definirei, femminile, e appunto per creare uno spazio quanto mai empatico, con colori morbidi e delicati, che trasmetta tranquillità e armonia. Ovviamente poi, come dicevo, saranno le persone anche ad arricchire l'interno di questo spazio, e mi piace pensarlo come uno spazio non statico, grazie anche a delle iniziative che abbiamo pensato insieme con Francesco, che poi lo faranno diventare appunto un qualcosa che crei interesse e che si rinnovi periodicamente. Allora, abbiamo stipulato dei punti fondamentali per questo franchising, perché ci piacerebbe pensare che possa aprire ovunque, ma come sappiamo, per essere accolto e per funzionare, diciamo che si deve andare ad inserire nel giusto contesto, e quindi abbiamo pensato ad un bacino di utenza di circa 160.000 abitanti. Come area geografica si partirebbe da centro Italia / nord Italia, per poi svilupparsi anche in Europa, Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio e Germania. Preferibilmente lo vediamo inserirsi bene nei centri storici e nelle zone pedonali. Come metratura minima per ospitare il numero giusto di posti per i clienti e la cucina a norma, eccetera, un minimo di uno spazio di 90 metri quadri. Poi, come direttive degli oggetti presenti all'interno, ho pensato ad una zona relax, appunto per vivere lo spazio, per chi sceglie di vivere lo spazio anche magari durante il pomeriggio e fermarsi ad informarsi, a leggere
riviste, libri, e poi un bancone cocktail, perché è uno spazio che è aperto dall'orario di pranzo, poi tutto il pomeriggio fino all'ora dell'aperitivo e della cena. E poi ci sono degli arredi obbligatori, che sono appunto, oltre ai tavoli normali, almeno un tavolo grande di 8-10 persone, proprio perché questo spazio potrà anche ospitare convegni, meeting, e per rendere anche quest'idea di convivialità. In più ci dovrà sempre essere una parete di verde verticale, che rimanda ovviamente al green, e poi appunto tutti gli elementi collegati ad uno spazio domestico. Questo perché è un locale vario sotto molti punti di vista, perché appunto accoglie una logica di slow food, fast food, per chi vuole approfittarne anche avendo poco tempo, e street food ovviamente. I concorrenti adesso sì sono i ristoranti bio, i ristoranti vegani e i ristoranti vegetariani. Quindi diciamo che dovendo fare una selezione degli arredi, ho pensato ad una collaborazione con Maison du Monde, che è un'azienda di arredamento francese, che rispecchia lo stile che ricercavo, e anche il target di riferimento di Maison du Monde è facilmente paragonabile al nostro target. E inoltre sono molto attenti ultimamente alle tematiche ambientali, e stanno curando tutta una serie di elementi d'arredo collegati alla ristorazione, che noi andremo a contaminare con anche elementi che invece sono strettamente collegati all'ambiente domestico. Queste sono le cromie di riferimento, e quindi, come possiamo immaginare, il marrone scuro è riferito alla terra, il verde a tutto ciò che è piante e natura, e il rosa è appunto il tocco di cui parlavo, di femminilità e personalità. E questa è un mood board dei materiali e dei colori, ovviamente. Quindi abbiamo questo pavimento in resina bianca che fa risaltare, fa un po' da cornice a tutto quello che c'è sopra, comprese appunto le persone che frequentano il locale, e il verde, le piante ovviamente, e poi materiali come il legno e il giunco marittimo intrecciato, che usa molto Maison du Monde, proprio anche per, oltre a stimolare il senso della vista, anche per stimolare il tatto. Sì, per sentirsi un po' più vicini ai materiali e in generale ai materiali che ci offre la natura. Quindi una selezione degli arredi con i colori, ai quali si aggiungono ovviamente dei tocchi di colori un po' più vivaci, come il giallo e il blu, nei complementi d'arredo, che vediamo anche qua, nella selezione delle stoviglie. E persino le posate non sono scure, non sono argento, ma sono oro, sempre per dare calore e rimandare a qualcosa di positivo. Poi facciamo una carrellata di piante e sezioni, che ovviamente sono state necessarie per capire quanto possa essere attuabile un progetto di questo tipo, con tutte le misure diciamo in base alle leggi. E quindi ecco le sezioni con il verde verticale, la vetrina principale che dovrebbe affacciare in ogni caso sulla zona relax, e quindi sui libri, sulle riviste e anche i mobili che conterranno le conserve, che tra l'altro saranno anche vendute, etichettate in base alla grafica che abbiamo scelto, e vendute. La zona bar. E poi una serie di render e mock-up che sono stata felice di fare per avere un'idea un pochino più nitida di Best Before, e potercelo immaginare già reale, diciamo, già attivo. Ecco,
questo è un po' di mock-up, comunicazione che anticipo brevemente perché appunto se ne è occupato Francesco. E appunto il menu variabile, come dicevo, menu giornaliero, e poi a seguire ovviamente il sito web, una sorta di selezione di piatti, e concludo con due citazioni. Allora, la prima è di Massimo Bottura, che ho citato prima, che dice: gli ingredienti in ogni fase della loro vita, ecco cos'è la vera bellezza, creare valore a partire da ciò che sembrano non averne. E infine, rielaborando una frase di Tolstoi, un'idea semplice può avere grandi conseguenze. Chiudo, grazie a tutti, passo la parola a te. Buonasera ai nuovi arrivati. Allora, inizio col dire appunto che io, Francesco Maggi, mi sono occupato della comunicazione grafica di questo progetto. Ovviamente per parlare di comunicazione, che cosa si intende? Comunicazione, appunto, la grafica, la promozione del progetto stesso. L'illustrazione e via dicendo. Ovviamente per iniziare un progetto di comunicazione bisogna per forza partire dalle basi, quindi analizzare il contesto. 1,3 miliardi di tonnellate, appunto, come diceva Francesca, all'anno vengono sprecati nel mondo. Questo dobbiamo fare un breve distinguo, ovvero sia tra cibo perso e cibo sprecato. Il cibo perso avviene all'inizio della filiera agroalimentare e quindi non per ingerenza dell'uomo, ma in particolare ad esempio per cause dovute a fattori climatici. Il cibo sprecato invece è dovuto appunto al fattore umano. Ho parlato di filiera agroalimentare. La filiera agroalimentare non è altro che l'insieme dei vari processi per produrre appunto cibo. Per semplificare l'ho suddivisi in quattro aree. Il primo è appunto la coltivazione, la produzione, il raccolto e il trasporto. La seconda è la trasformazione industriale. Gli ultimi due sono quelli che più ci riguardano da vicino. Perché? Perché abbiamo appunto la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, dove qui maggiormente gli sprechi avvengono soprattutto per canoni estetici, come diceva Francesca. Infatti nei supermercati troviamo sempre la frutta bella, perché? Perché appunto viene scelta per questo motivo, e il resto, quella diciamo brutta, che fine fa? C'è un surplus dell'offerta, ovviamente, potrebbero verificarsi danni al packaging o alla conservazione, oppure l'arrivo della data di scadenza. Infine, il quarto è quello che forse ci rappresenta più da vicino, ci riguarda, e appunto è il consumo domestico e la ristorazione. Qui ovviamente c'è, grazie all'aumento del reddito, ha incentivato appunto lo spreco di cibo, soprattutto porzioni grandi, la mancanza di riutilizzo dei cibi, che appunto anche fatti in casa, e soprattutto l'interpretazione dell'etichetta, perché ancora tutti sanno la differenza che passa tra le diciture da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro. Quest'ultima infatti non pone un termine perentorio per la qualità del prodotto, ma ne garantisce solo dove poi vengono meno le qualità organolettiche dell'alimento. Infine, una inusuale pratica che quasi nessuno fa, ovvero sia quello di riportarsi gli avanzi, ad esempio dal ristorante, a casa con la famosa doggy bag. Quindi con il nostro progetto siamo andati a ricercare due tipi di azioni. Un'azione sicuramente riparatoria, quella cioè di recuperare i cibi, e un'azione preventiva attraverso appunto la comunicazione, quella di sensibilizzare le persone a non sprecare.
Inizio quindi entrando quindi nel cuore del mio progetto, la brand identity, cioè l'identità del progetto stesso. Dopo aver appunto fissato la mission di Best Before, ovvero sia porre al centro l'uomo nel rispetto tuttavia dell'ambiente, quindi con meccanismi ecosostenibili di ristorazione, ho provveduto diciamo con una tipologia di grafica sociale, quindi che non vada solo a beneficio dei clienti stessi, ma lo sia per tutti, insomma, utile, di pubblica utilità. Per quanto riguarda il naming, cioè il nome Best Before con due punti finali come enfatizzazione ancora dell'accezione, l'abbiamo scelto perché innanzitutto rientra nel campo semantico appunto del tema trattato e poi gioca con il fatto che è un invito all'azione, quindi da consumare preferibilmente. Inoltre l'inglese ovviamente giustifica il fatto che avrà una possibile futura espansione al di fuori dei confini nazionali. Per quanto riguarda il payoff, che è save a good food, salva un buon cibo, questo invece punta direttamente all'eticità del progetto, specifica questa eticità, ed è un invito anch'esso all'azione. Per quanto riguarda il logo, che è il secondo passo che nella grafica solitamente viene fatta, si è richiesto, giustamente, mi sono ispirato direttamente a quello che è nei packaging alimentari viene comunicata la data di scadenza, ovvero sia questo riquadro bianco, solitamente bianco, con l'impressione dei caratteri, cosiddetta tecnica goccia riflessa che forma tutti questi puntini, per questioni economiche e di velocità, appunto su questo riquadro bianco per una massima leggibilità. E quindi questo è il logo su cui siamo convenuti, insomma, dove le due linee orizzontali non solo scandiscono le due parole, ma sono l'estrema semplificazione di questo riquadro attenzionale. E il fatto di queste lettere, diciamo, sfalsate su tre linee di base differente è la metafora di un progetto sempre in divenire, per forza che sarà così, dato che le normative cambiano, i consumi cambiano, tutto cambia. La palette, come diceva Francesca, è colori naturali, quindi marrone e verde. E questa è una seconda versione del logo con acronimo usata in particolari contesti. Correlato al logo ho realizzato un set di icone ispirandomi a la tecnica di incisione sul legno. Questo per richiamare sempre i valori sottostanti al nostro progetto, un'artigianalità e soprattutto la sacralità di quanto rappresentato. Infatti l'ho solitamente accorpati a questi raggi con espansione circolare che, oltre a richiamarne l'attenzione, appunto sacralizzano l'elemento al proprio centro. E quindi questi sono un po' di esempi di icone realizzate. Un altro passo che si fa nella comunicazione grafica è quello di fare un cosiddetto coordinato. Solitamente alle aziende si propone il classico biglietto da visita, una carta intestata, una lettera, eccetera. In questo caso la carta intestata è diventata un menu che prevede due colonne, una in cui che sarà quella dei piatti, facilmente modificabile direttamente da chi preposto. Perché? Perché diciamo, i cibi cambieranno giornalmente in base appunto alla disponibilità, e quindi si rinnoverà quotidianamente. La seconda colonna invece rimane fissa e esprime appunto i valori del progetto stesso, ma anche come un decalogo sul consumo ecosostenibile. Ho poi previsto divise per gli operatori di sala, della cucina, un van personalizzato per, ad esempio, per il catering, perché avevamo previsto anche questa possibilità, oppure per recuperare i cibi stessi. Poi appunto avevamo previsto la possibilità che a Best Before producesse anche prodotti alimentari e quindi li commercializzasse, li vendesse. In questo caso quindi abbiamo una birra alle patate,
dove io ho previsto appunto l'etichetta composta da le informazioni, quelle fondamentali sia per legge che per importanza, e sempre esprimendo i valori del progetto. E questo inusuale orientamento della tipografia per appunto metafora di far cambiare il punto di vista al consumatore stesso. Come la birra abbiamo poi una confettura composta di fragole marmellata, e quindi anche qui l'etichetta con cromie variabili in base al prodotto, una coffee cup di varie dimensioni, una borsa con carta riciclata, e ho anche bottiglie di acqua personalizzate, questo per non intromettere in commercio ancora più vetro e plastica di quanta ce ne sia, quindi utilizzare il più possibile, quanto più possibile. La Best Way credo sia, diciamo, il pezzo forte di quello che ho progettato, perché non è solo un box per il takeaway, before lo trova apparecchiato, è una tovaglietta già con le posate interne di legno, dove al proprio interno ho previsto anche questa grafica con più che altro scopo ludico, magari per strizzare un occhio ad un pubblico più piccolo, più giovane, e quindi comporre questo labirinto del consumo con sempre informazioni utili. Perché è importante questo? L'ho studiato per saltare un passaggio. La scocciatura di dover chiedere a fine pasto se vi sono degli avanzi, il fatto di dover chiedere al cameriere se si può avere una confezione per riportare a casa gli alimenti. Quindi in questo caso si toglie magari il piatto per non riportare il piatto a casa, si riversano al proprio interno gli avanzi e la si chiude direttamente e si riporta a casa. Per quanto riguarda gli allestimenti grafici interni, qui non spendo molte parole perché appunto ne ha parlato Francesca, ho previsto più che altro una illustrazione, non una decorazione, ma una illustrazione sempre a scopo informativo su un consumo ecosostenibile. Quindi mentre i consumatori stanno mangiando, i clienti mangiano, possono giovarsi di questa vista, insomma, e quindi... L'ultimo passaggio è quello appunto della promozione, come promuovere Best Before all'esterno. Il primo passo ovviamente è il sito. Ho previsto un sito che sia innanzitutto sito vetrina, dove si possano appunto conoscere i valori antistanti questo progetto e prenotare direttamente un posto, conoscere anche dove sono i vari franchising, eccetera. E soprattutto in un e-commerce, perché appunto avendo dei prodotti da vendere vi si potranno direttamente acquistare. E questo è l'esempio dell'home page, che punta direttamente a mostrare un countdown. Sono lo spreco che avviene, di tonnellate di cibo che avviene in Italia annualmente. Aiuta anche tu il conto alla rovescia. Diciamo, quindi c'è anche qui questo richiamo all'azione per cercare di abbassare questo conto. Secondo passo, ovviamente, una pagina Facebook, un profilo aziendale. Facebook può fungere da blog. Ovviamente non entro molto al di dentro perché qua si tratta, diciamo, di web marketing, eccetera, quindi... parlerò più di cose visive. In questo caso ho previsto ad esempio una rubrica, oltre alle news sul progetto eccetera, una rubrica informativa su come recuperare ad esempio i cibi che vengono cucinati a casa e non consumati, quindi ad esempio anche il pane raffermo, invece che buttarlo via lo si può tranquillamente riutilizzare. E infine Instagram, come sappiamo, è un profilo abbastanza narcisista, cioè ovvero sia si basa su fotografie, quindi anche in questo caso punteremo a fotografie sia dei piatti che del locale stesso, ma in particolare da quando Instagram permette la funzionalità delle storie, di puntare anche in questo caso a storie
basate ad esempio interattive sempre sulle ricette, su come recuperare i cibi. Un'altra cosa che ho messo, che però mi ha fregato Francesca, l'ha detto, purtroppo non lo volevo dire, ma avevo previsto anche una parete personalizzabile all'interno, dove ad esempio artisti, designer, insomma chi vuole, può personalizzarla con illustrazioni. E questo perché? Perché così si possono anche creare eventi che richiamino pubblico, eccetera. Quindi con Instagram è molto facile andare a sponsorizzare questa cosa e tutto il progetto stesso grazie alle storie, ai repost e via dicendo. E grazie. Ah no. Non mi convincevano molto. Domanda, tolgo tutte le cuffie. Beh, tanto